Buongiorno a tutti, benvenuti alle letture e al commento di mercoledì 1 marzo. Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona la parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Salmo. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Oh, che bella la liturgia di oggi perché ci parla di Giona. Sì, sia nella prima lettura, il libro di Giona, che poi nel Vangelo stesso, ci viene presentato questo personaggio, questo esempio che è Giona. Voi sapete la storia: Giona era un profeta di Dio nell'Antico Testamento, del popolo di Israele. A un certo punto Dio dice: vai a Ninive, che era una città pagana, una città dove venivano sacrifici umani, c'era schiavismo, era una città veramente rischiosa, un po' come fosse Islamabad oggi, no? Dove se solo dici qualcosa contro il pensiero ti uccidono. E dice: vai a predicare Cristo a Islamabad. E lui cosa fa? All'inizio dice di sì, ma poi ha paura e cambia idea.
Poi però, ecco, qui c'è una versione un po' più corta in cui lui alla fine ci va dopo aver fatto un'esperienza in cui rimane per 3 giorni e 3 notti dentro il ventre di un pesce, di un grande pesce, non la balena di Pinocchio, mi raccomando. E cosa succede? Che poi questa esperienza trasforma il cuore di Giona che va, predica e straordinariamente il popolo, a partire dal re, un re pagano, crede alla predicazione di Giona. Che dice chiaramente: se voi non vi convertirete, verrà distrutta la città di Ninive, e indicano un digiuno e si pentono. Poi, nel libro di Giona, che vi invito a leggere, Giona è un po' dispiaciuto perché dice: vedi, alla fine tu li perdoni tutti, no? Che voleva vedere se Dio li avrebbe distrutti lo stesso o no, perché dice: con tutti i peccati che hanno fatto, basta che fanno un po' di digiuno, si pentono e Dio li perdona. E alla fine, leggetevelo, Dio educa in maniera pedagogica. Giona, sempre con questi esempi, no? Il pesce, insomma, ci andava pesante un po' il Signore con i suoi profeti nell'Antico Testamento. E alla fine Giona capisce, viene salvata Ninive proprio dal pentimento di questo popolo, cosa che però Gesù, nel riferimento che fa al Vangelo, non trova nei farisei. Infatti dice: questa generazione è una generazione malvagia, cerca segni, ma non crede. E l'unico segno che io gli darò sarà quello di Giona, no? E lui dice: come Giona rimase per 3 giorni nel ventre, nel buio del ventre del pesce e poi venne alla luce, così il figlio dell'uomo risorgerà dopo 3 giorni, al terzo giorno. Perché quella generazione, la generazione in cui Gesù si è trovata, è una generazione che è ancora peggiore di Ninive. Infatti dice: perché Ninive si convertì alla predicazione di Giona. Ed è un po' la società di oggi. Noi oggi abbiamo una società perbenista, dove magari non fa più sacrifici umani, anche se avrei tanto da dire su questo, perché in realtà noi viviamo un omicidio, un olocausto globale, quello dell'aborto, chiamandolo diritto, e questo tutti i paesi civilizzati, che civilizzati non sono quando è una legge del genere. Chiudo la parentesi. Però tutti perbenisti, viviamo bene, i diritti alle donne, alle comunità LGTB, assistenza ai poveri, aiutare tutti, tutte cose anche, fra virgolette, che sembrano belle e giuste, quindi ben lontane dalla ferocia di Ninive, però il cuore di questa generazione in cui noi viviamo oggi è peggiore di quello di Ninive. Perché? Perché quando fu predicata la parola a Ninive, si convertirono, ebbero coscienza del loro male, si vestirono di sacco, dal re all'ultimo del popolo, al più povero, e Dio poté elargire la sua misericordia. Invece la vita nel mondo che viviamo oggi, la società in cui noi viviamo oggi, è una società ottusa e chiusa. Noi lo vediamo. Non c'è spazio per la predicazione del Vangelo. Oggi, se provi a parlare di Gesù, di diritto alla vita, alla misericordia, all'amore, alla giustizia, vieni scartato, vieni chiamato integralista. La generazione di oggi, attenzione, è peggiore di quella di Ninive, di Sodoma e di Gomorra. Sì, è vero, per fortuna ancora non ci sono certe persecuzioni, ma se voi guardate quello che fanno in televisione, e mi riguardo per esempio Sanremo, che abbiamo appena visto in Italia, è un inno, è un'offesa a Dio continua, un inno alla perversione. E non lo dico perché sono un esaltato, mi sono andato a vedere i video, mi sono andato a vedere ciò che è successo, anche se io sono così fiero di non guardare Sanremo, ma non perché voglio fare quello contro, ma proprio perché ha raggiunto livelli di trasgressione amorale, anticristiana, in cui un conduttore dice: sarebbe ora che insegniamo ai nostri piccoli bambini che se due uomini si baciano, se due donne si baciano, è bello, è giusto, è la verità. No, questa società è più dura di quella che fu Ninive, ed è per questo che noi dobbiamo capire l'importanza che abbiamo come cristiani. Noi non possiamo essere lì ad applaudire, a mettere i like a certi video, a certe performance o comunque alla mentalità di questo mondo. Se siamo cristiani, dobbiamo avere il coraggio di dire: no, questo non va bene. La via di Dio è un'altra, Gesù ci ha insegnato a qualcos'altro, alla vera bellezza del creato, alla vera bellezza, per esempio, appunto, dell'amore tra uomo e donna. Quella è la via che ci ha dato. E così per un sacco, il vero diritto alla vita di un bambino che deve nascere, altro che diritto di sopprimere.
Noi abbiamo le mani imbrattate di sangue e siamo vestiti in giacca e cravatta. Capite cosa voglio dire? Noi dobbiamo avere il coraggio, a scuola, al lavoro, ovunque siamo, con amore, ma anche con la forza dello Spirito Santo, di dire no, questa non è la strada giusta. Gesù è la strada giusta. E invitare tutti quanti a guardare alla via di Dio, che è la via del bene, perché se no la punizione, prima o poi, il giudizio di Dio arriverà. Ninive l'ha scampato, Sodoma e Gomorra no. E noi siamo in tempi in cui rischiamo che la nostra società si macchi dei peccati di Sodoma e Gomorra e riceva la giusta punizione, perché prima o poi il giudizio arriva. E non è che Dio è cattivo, siamo noi che siamo cattivi. Ecco perché è importante prendere posizioni e con amore, senza giudicare, odiare né niente, dire la verità che salva le anime. Perché poi ci chiederanno conto di queste anime, di chi sta andando dietro a queste mode, a queste falsità, a questi abomini morali. Se noi non diciamo niente, ci macchieremo di responsabilità. Allora, con la forza del Signore, rimbocchiamoci le maniche e facciamo la nostra parte come cristiani, avendo il coraggio, con l'aiuto dello Spirito Santo, di dire la verità che salva, quella di Gesù. Con questo vi saluto, vi voglio bene, che Dio vi strabenedica. Ciao.